Albano Carrisi, Romina Power. Romina Power torna a Cellino San Marco. Il motivo, quella tra Albano e Romina Power sembra una storia infinita. Nonostante i due non sono marito e moglie da oltre 20 anni, si continua a parlare di loro non solo dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. I fan della storica coppia vorrebbero che i loro beniamini tornassero di nuovo insieme, desiderio che purtroppo non si potrà mai avverare. Punto infatti, da qualche tempo. Il maestro Carrisi è tornato di nuovo con la compagna Loredana Lecciso e i due addirittura pensano di convolare a nozze. Per tale ragione il suo secondogenito Iari avrebbe perso le staffe e raggiunto la madre in Croazia, dove era in vacanza da qualche settimana. A proposito di questo, di recente la Power è tornata a Cellino San Marco e, stando ai bene informati, sarebbe scoppiata a piangere. Per quale ragione? Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos'è accaduto in Puglia. La cantante statunitense è in lacrime nella tenuta di Albano dopo aver trascorso qualche settimana in Croazia dalla figlia Christelle e i nipotini Kai e Cassia. Ilenia, Romina Power è tornata a Puglia, precisamente nella tenuta di Cellino San Marco. Per caso la cantante americana ha intenzione di impedire il matrimonio del suo ex con Loredana Lecciso? Nulla di tutto questo. La donna ha partecipato ad un live spirituale tenuto dal secondogenito Iari insieme alla sua nuova fidanzata Thea Crudi. E proprio durante quell'evento la professionista statunitense sarebbe scoppiata a piangere. Le lacrime della donna sarebbero giunte subito dopo le parole del paroliere Mogol, mentre descriveva il brano Il mio canto libero. In poche parole la canzone parla della fine del matrimonio dell'autore, avvenuto circa 40 anni fa. Romina Power in lacrime pensando al suo matrimonio con il maestro Carrisi. Le parole di Mogol avrebbero fatto tornare in mente a Romina Power la sua separazione da Albano avvenuta alla fine degli anni 90. Un distacco reduce dalla sparizione della loro primogenita Elenia che durante una vacanza a New Orleans ha fatto perdere le sue tracce. Punto al momento la cantante si trova nuovamente a Cellino San Marco, sempre nella casa del figlio, perché è impossibilitata a recarsi negli Stati Uniti a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Segui Controcultura su Instagram, clicca qui.